Ciao ragazze! Oggi vediamo assieme come togliere quei tanto fastidiosi peletti dal viso, ovvero i baffetti. Sì, lo so che c'è quel detto donna baffuta sempre piaciuta, ma anche no. Quindi ecco un metodo facilissimo e indolore da provare subito per un effetto top. Prima però, mi raccomando, supportami con un bel like e iscriviti al mio canale se ancora non sei iscritta e mi raccomando attiva la campanella. Mi trovi anche su Instagram come aloa.vero con un feed tutto nuovo e super divertente. Io in questi giorni ho visto che cominciavano a vedersi i baffetti, quindi ne approfitto e vi faccio vedere come li faccio io. Vi faccio vedere, ecco, questo è il mio stato attuale. Non si vedono tantissimo, ma ci sono. Il metodo che utilizzo io, ormai lo utilizzo da sempre, da quando mi ricordo di aver visto i miei primi baffetti, quindi è super super collaudato. Il metodo di cui sto parlando è la crema decolorante e a differenza delle strisce depilatorie non vi farà alcun male e anzi non vi lascerà neanche quei puntini bruttissimi neri dati dalla ricrescita del pelo, perché la crema schiarisce i peli rendendoli invisibili. Le creme decoloranti le potete trovare in due tipi, o in bustina monouso oppure in tubetti. Io trovo ad esempio molto più comoda la versione in tubetto perché non si spreca il prodotto e dura molto di più, perché le bustine vengono riempite più del necessario e poi non si ha più la possibilità di richiudere e conservarle, quindi alla fine poi si buttano. La crema che utilizzo io per decolorare i baffetti è questa qua della Schultz. La uso ormai da anni questa crema perché trovo che tra tutte le creme decoloranti sia quella più delicata. Non ha parabeni né siliconi e coloranti chimici ed è adatta per pelli sensibili. Io l'acquisto sempre da quel sapone, ma potete tranquillamente trovarla nei supermercati e costa sui 4-5 euro. Come durata anche dura tantissimo, infatti dura quasi un anno. All'interno della scatola ci sono due tubetti, una è una crema attivante e l'altra nel formato più grande la crema schiarente, che dovranno essere poi mixati per creare la crema decolorante. E poi c'è un altro kit formato da un ciotolino e una spatolina che serve appunto per mischiare le creme e poi questa spatolina per facilitare l'applicazione della crema sul viso. Adesso vi faccio vedere come preparare la crema decolorante. È tutto molto semplice, basterà prendere il tubetto più piccolo di crema attivante e metterne una piccola quantità nel ciotolino. Ne basta veramente molto poco, come faccio io. Poi si prende il tubetto più grande di crema schiarente e ne si mette più o meno il doppio rispetto alla crema attivante messa precedentemente. Con la spatolina si mischia tutto per miscelare bene le due creme. Poi, una volta ottenuto questo composto, lo si prende e lo si stende nella parte dove vogliamo schiarire i peletti. Io farò solo metà del viso, così facciamo poi un confronto dopo e vedete effettivamente quanto ha schiarito i peli. Stendete un bel velo generoso di crema. Il trucchetto è che deve rimanere la crema liscia, senza bolle, così. Poi, siccome nel mio caso la crema schiarente è andata sulle labbra, vi potete aiutare con un cotton fioc a toglierla oppure con un pezzetto di carta igienica. Così. Una piccola accortezza nel caso fosse la prima volta che utilizzate una crema decolorante, magari fatela agire per circa un minuto e vedete come la vostra pelle reagisce. Questa crema decolorante della Schultz non mi ha mai dato problemi, infatti è indicata per pelli sensibili e quindi non dovrebbe darvi alcun tipo di allergia o arrossamento. Però non si sa mai. Stesa per bene la nostra crema decolorante, dobbiamo aspettare 10 minuti in modo tale che la crema appunto agisca sul pelo e lo schiarisca. Passati 10 minuti vedrete la crema che si è un po' rappresa, infatti non è più cremosa ma rimane un po' più solida, diciamo così. Vabbè, in questo lato qua io ho fatto un po' macello perché mi sono toccata con il dito. Vabbè. Quindi adesso dobbiamo toglierla e per togliere il grosso, diciamo così, io mi aiuto con della carta igienica e la tolgo così. E poi procedo sciacquando via con l'acqua e del sapone ulteriori residui che ci possono essere. E asciugo con una salvietta così da togliere tutti i residui e poi vediamo adesso il risultato. Vedete, non ci sono più i peletti visibili, li ho completamente schiariti, infatti qua ci sono ancora. Può capitare che a volte i peli non si schiariscono subito passati 10 minuti, ma questo non è un problema, basterà riapplicare
un po' di crema sul pelo e voilà, aspettare altri 10 minuti e il pelo verrà schiarito. Questo succede perché magari a volte il pelo è un po' più pigmentato e quindi ci vuole un po' più di tempo e un po' più di crema che agisca e lo schiarisca. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Io vi lascio qua altri due video sempre in tema beauty che possono esservi utili. Noi ci vediamo alla prossima. Aloha!